Si apre la stagione estiva 2011 di Parco della Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea Armando Pizzinato di Pordenone. Ci saranno tre mostre, sotto questo titolo Estate 2011, tre mostre che permetteranno di inseguire questa nostra idea di museo concepito come spazio proteso anche al futuro, aperto alla contaminazione, per cercare di dialogare anche con pubblici diversi. In questa direzione appunto si collocano con queste tre mostre. Venerdì prossimo verrà inaugurata una mostra estremamente importante che è intitolata Sguardi di collezionista, da Palladino a Namjoon Paik, opere della collezione di Antonino Zanussi. Dal titolo stesso è una raccolta di opere di straordinaria importanza, tra cui degli artisti internazionali, appunto come il grande padre della videoarte Namjoon Paik, o di altre figure come Palladino, Consagra, Tancredi, tanti altri ancora, che arrivano appunto da una collezione privata cittadina, appunto quella di Antonino Zanussi. Il giorno successivo invece ci sarà l'inaugurazione di una mostra dedicata a una figura molto importante dal punto di vista intellettuale, dal punto di vista anche progettuale della nostra città, che è una mostra interamente dedicata a Luigi Molinis. Compiuti 70 anni c'è la possibilità appunto di dedicargli questo grande tributo. La mostra ha un titolo abbastanza particolare, che è Niente centrini sul televisore, è un titolo ironico, ma vuole anche cercare un po' di racchiudere questa produzione estremamente variegata, estremamente ampia, che si dipana tra il mondo della poesia, del disegno, del design, dell'architettura e della pittura, che appunto caratterizza il lavoro di Luigi Molinis. Ed infine la settimana prossima ci sarà un'inaugurazione di 900, che sono le raccolte civiche del Museo Civico d'Arte appunto di Pordenone, che vengono esposte all'interno di Villa Galvani. Quindi ci troveremo con tre mostre che vengono offerte in contemporanea, e quindi ci sarà per il visitatore una possibilità di vedere in contemporanea diversi punti di vista e sposare quindi l'idea di questo museo, di un museo atto a favorire la curiosità di ognuno di noi.